bella sata, che bella sata, ora ora arriva il mare. Quattro pacchi di sale, 500 litri. Ho mirato e conservato. È una bella occasione! Che sono stesse pomarone, ora ora arriva il bacchino. Che bella sata, che bella sata. Grande. Forza Palermo. Da napoletana, forza Palermo. Che bella sata, che bella sata. Dare beva, dare cappio che ave. Luna e luna. Sera. Sono discorsi che tocca di cui ne potrei parlare meglio.
sportivo, che comunque sono loro che se ne stanno occupando. Grigli? Sì, a proposito della fascia di capitano, i primi tempi si diceva no, ancora una cosa provvisoria. In realtà poi questa fascia ha cominciato a sistemarsi sul tuo braccio, diciamo, è un ruolo che ti senti di portare avanti per tutto l'anno, che ti è stato già dato, che è definitivo, dici un po' come stanno le cose. Beh, intanto è un ruolo che mi riempie di orgoglio e di un onore per me comunque indossare la fascia di capitano del Palermo. E cercherò comunque di onorare, diciamo, la carica al massimo, e posso ringraziare comunque il presidente, la società, l'allenatore, la squadra per la fiducia, e sarà comunque un anno dove ci sarà tanto da lavorare, e abbiamo una squadra molto giovane, quindi ci sarà da gestire bene tanti momenti all'interno della stagione, in campo ma soprattutto fuori dal campo, quindi posso ringraziare anche i miei compagni, quelli che hanno un po' più di esperienza, che mi aiutano nella gestione del gruppo durante la settimana, e niente, quindi cerchiamo di portare avanti quest'anno nel migliore dei modi. Giardina? Sì, ciao Roberto, avere dietro un portiere giovane come Posavec, se ne abbiamo parlato spesse volte anche in ritiro, alle prime partite come vi è sembrato più autorevole rispetto a qualche mese fa? Allora, Posavec credo che già abbia alle spalle un anno di esperienza dove ha avuto comunque un maestro come Stefano Sorrentino, quindi che gli ha potuto insegnare tanti trucchi del mestiere, poi a Sicignano che è un ottimo preparatore dei portieri, quindi già arriva da un anno di esperienza e in queste prime partite è cresciuto tanto e ci fidiamo tanto di lui, sta facendo bene e quindi ha la fiducia da parte del gruppo. Yeah. Ciao Roberto, dopo la partita di domenica e la sconfitta contro il Chievo, che Inter vi aspettava? Una squadra arrabbiata o ancora alla ricerca di identità? Ci aspettiamo di incontrare una squadra forte, comunque l'Inter è una big del campionato e sappiamo che per affrontare queste partite bisogna dare sempre qualcosa in più rispetto a delle squadre normali, perché comunque hanno giocatori di qualità superiore, e quindi ci aspettiamo di sicuro una partita difficile e complicata come poi del resto sono tutte all'interno del campionato italiano. Sì, alla luce un po', diciamo, a mente fredda, finito tutto, analizzando di nuovo la partita, rimane il rammarico che se non fosse arrivato quel rigore il Palermo tutto sommato un punto almeno l'avrebbe fatto? Guarda, secondo me abbiamo concesso il giusto comunque una formazione con il Sassuolo, perché comunque è vero che soprattutto nella prima parte di gara ci hanno schiacciato tanto, però non hanno avuto particolari occasioni di gol, quindi li avevamo comunque limitati bene. E sì, c'è un po' il rammarico perché comunque abbiamo preso gol sul calcio piazzato, quindi su una palla inattiva. Un po' di rammarico rimane, però in Serie A ci sta di subire gol, dobbiamo essere comunque più bravi a cercare comunque di farlo, quindi di sfruttare al meglio le occasioni che riusciamo a creare. Rosa? Ciao, come vuole che nel ruolo di difensore centrale, da quando si è corretto abbiamo visto più alto nel centro-destra, centro-sinistra, la difesa 3, qualche volta anche con esterno alto, centro-campo, proprio il ruolo di difensore centrale cosa cambia di gestire con la diversa forma di difensiva? Quali sono le tue sensazioni? Sì, diciamo che adesso mi sto trovando a giocare nella parte più centrale del campo, quindi rispetto ai laterali è un po' diverso. Di sicuro si lavora magari un po' più in copertura e più sull'impostazione del gioco, mentre quando si gioca laterali si può essere un po' più aggressivi, però comunque un ruolo dove mi sto trovando a mio agio e cerco di farlo il migliore del mondo. Altre domande? Sì, io. L'anno scorso la salvezza è arrivata all'ultima giornata, è lecito aspettarsi che possa presentarsi un campionato simile, sofferto fino all'ultimo? Di sicuro sarà un campionato sofferto perché comunque di stagioni facili non ce ne sono quasi mai, e l'importante è raggiungere l'obiettivo, adesso che si raggiunga alla fine
piuttosto che magari a due o tre partite alla fine. Sinceramente adesso mi sembra anche un po' prematuro parlarne, di sicuro noi vogliamo raggiungere l'obiettivo e ci stiamo impegnando tantissimo per farlo. Lia? Sì, Roberto, una curiosità, leggendo i giornali, ascoltando anche i programmi in TV e in radio, tutti danno il Palermo come spacciato, come squadra debole di questo campionato. Cosa provoca in voi tutto questo scetticismo? Di sicuro, vabbè, non è che fa piacere comunque partire, diciamo, da ultima della classe, però cioè, questo è quello che magari può pensare l'opinione pubblica, il tifoso, però vogliamo, diciamo, ribaltare un po' questa opinione e cercare di dimostrare sul campo che non è così, perché alla fine è il campo quello che decide. E chiacchiere tante volte se le porte aperte. Adesso poi partiamo da ultimo, perché tutti ci danno per spacciati, però siamo qui per, diciamo, ribaltare questi pronostici. Grazie, arrivederci.